È un traguardo importante, sono 30 anni, segno evidente di una manifestazione che ha saputo sempre rinnovarsi e innovarsi. Diventa non soltanto il festival della città di Porto Sant'Elpidio, ma direi di tutta la regione Marche, sia per l'alto numero di persone che richiama, ragazzi, adolescenti, quindi giovani insieme alle loro famiglie. Un festival che quest'anno varca i confini di Porto Sant'Elpidio, perché anche nella città di Monturano viene interessata, ed è un festival che insieme al divertimento, al grande divertimento, pone anche temi a grande e rilevante approfondimento, quindi riflessioni sui grandi temi del nostro tempo. Quindi è un festival che noi come regione vogliamo sostenere e sosteniamo con forza. Un festival che conta ogni anno più di 15.000 presenze tra pubblico pagante e non pagante, e una giuria di ragazzi, di 150 ragazzi che vengono scelti in parte dalle scuole di Porto Sant'Elpidio e in parte tramite un forum online che quest'anno gli 80 posti disponibili si sono chiusi in appena 8 minuti, grazie al supporto del Comune di Porto Sant'Elpidio, che ringrazio, e della Regione Marche per il sostegno economico, che è assolutamente fondamentale. Crediamo di riuscire, insomma, a soddisfare il pubblico di ogni età. 27 spettacoli diffusi in tutta la città di Porto Sant'Elpidio, dalla Piazza Garibaldi, nuova location di quest'anno, a Villa Baruchello, al quartiere Falerienze, Parco San Filippo, via Cesare Battisti con la terza edizione di PS Puppets, quindi un festival veramente della città. E una novità di quest'anno saranno le mascotte del festival, vale a dire Chris e Pino, che vediamo qui nel manifesto disegnato da Marco Ghiglione, e gireranno per i luoghi del festival nel periodo dal 14 al 20 luglio.